Sara Fontana e Paolo Spiteri, benvenuti. Ciao, ciao. Ciao. Allora, una domanda per volta. Prima vi chiedo quelle mie curiosità un po' da potenziale cliente sognatore. Certo. Ecco, ti voglio chiedere questo. Internamente, ma solo i ricconi hanno questi mini punti? No, assolutamente. Diciamo che negli ultimi anni, grazie anche alle nuove tecnologie costruttive, un piccolo centro benessere potrebbe essere alla portata di tutti. Cioè non bisogna solamente pensare adesso che il centro benessere o la piscina sia solamente alla portata del riccone di turno. Adesso diciamo che con un piccolo investimento si riescono anche a costruire ed avere dentro casa delle cose carine. Ecco, ma queste cose carine sono cose tipo le famose vasche? Guarda, ci sono due tipologie. Diciamo che adesso oltre alla tipica vasca idromassaggio statica che sta messa lì al centro del salotto, si possono anche costruire delle cose un po' più di design, perché ripeto, adesso con nuove tecnologie come l'EPS, che è un materiale innovativo, si possono praticamente progettare prima in 3D tutte le forme possibili e poi si possono realizzare in opera, quindi dentro la casa e dentro una sala hobby, per esempio, come dicevi te prima. Bene, allora io ho un salone, ho un angolo vuoto, ci ho messo un po' di cose, lampade eccetera, ma fondamentalmente inutili. Allora creiamo un progetto sognatore. Allora ci mettiamo una stufa? Ma la stufa nemmeno. Intanto buttiamo tutte le lampade. Certo. Quindi poi scalini. Mettiamo gli scalini, facciamo questa bella vasca che può essere anche una 2x2, semplicemente. Certo. Una 2x2 che può accogliere 4-5 persone, cioè facciamo un bel impianto idromassaggio. Cioè, 2x2 vuol dire 4 donne e un uomo? Anche, perché possiamo anche accessoriarle con il mini frigo, possiamo accessoriarle con... Allora, voi fate questo anche? Sì, anche questo, sì, a richiesta, facciamo tutto questo. Però adesso, obiettivamente, non ce ne sono tante ancora di case, palazzine, appartamenti con questo concetto. Perché secondo te? Perché diciamo che il meglio concetto, per voi, però il concetto del centro benessere è ancora un po' legato a quello che era il centro benessere termale, e quindi diciamo per la cura di qualche patologia. Adesso invece il settore si porta un po' più su un tipo di costruzione ludica. Che costi può avere sia di impianto per l'acqua, per fare tutto eccetera, da un minimo? Ma guarda, noi ci abbiamo per esempio, cioè, sia le vasche pronte che quelle di design da costruire su misura. Diciamo che una vasca pronta stiamo intorno ai 4.000 euro più IVA, ovviamente, che ha comunque il riscaldatore che porta l'acqua fino a 38 gradi, c'ha comunque la possibilità dell'idromassaggio e poi tutti gli extra, come per esempio il frigo bar e tutti gli impianti Bluetooth e audio, sono tutte cose accessorie che lì fanno alzare tanto il prezzo. Ecco, e poi i costi di gestione dell'acqua eccetera non sono come una vasca. No, ma sì, bisogna parlare del 2x2. Sì, bisogna pensare che comunque nel momento in cui l'acqua, la vasca è piena, non c'è bisogno di un ricambio d'acqua così importante, soprattutto se si è dentro casa. Con la dovuta manutenzione i costi di gestione sono veramente limitati. Perché bisogna lasciarla? Adesso supponiamo che uno abbia tutto ciò in un bagno grande o in un salone. Bisogna lasciare l'acqua? Sì, l'acqua nel momento in cui sta lì dentro si fa comunque il trattamento chimico a base di cloro, dico la prima cosa per la disinfezione, a base di cloro, anche se non si utilizza, quella si lascia circolare il tempo necessario per avere una corretta disinfezione dell'acqua e poi si lascia lì. Sara, sto sognando già la mia casa, mi sto immaginando il televisore dove lo metto, perché lo sposto, lo metto con il braccio che esce dall'alto e so così. No, perché non ha costi enormi, si può fare. Chissà, magari la gente, cioè, magari tanti non ci pensano, allora cerchiamo di farci ripensare, no? Infatti è quello il problema, magari oggi si pensa, non so, prima al televisore 3D è una cosa che va di moda, adesso è, invece alla mini piscina si pensa meno. Secondo me è solo una questione di abitudine, si va nelle case degli altri, si vede quello che è, la mini piscina ce l'hanno in pochi. Nel giardino per scavare e fare una cosa piccolina servono autorizzazioni?
Allora, diciamo che lì entriamo in un ambito un po' più impegnativo, perché nel momento in cui si deve scavare c'è bisogno comunque di autorizzazioni da presentare in comune. Ma quanto devi scavare? Fa un 2x2, è un metro. Il problema è che un conto è che siamo dentro casa e c'è già un piano di posa. Nel momento in cui siamo fuori in un giardino bisogna scavare per fare una soletta di cemento che, seppur piccola, però ha bisogno comunque di autorizzazioni. Vabbè, ma io non ho problemi, posso anche innalzarmi anche fuori, quindi insomma... insomma, io non ho problemi, speriamo non li abbiate anche voi che ci state ascoltando. E per l'interno servono comunque degli attacchi, giustamente, idraulici vicini? No, non necessariamente, perché ripeto... Un impianto a parte? No, guarda, il discorso è questo, l'unica cosa che serve è comunque avere un rubinetto dell'acqua vicino, perché serve praticamente per riempirla. Dopodiché, per svuotarla, è ovvio, serve comunque un piccolo allaccio allo scarico, però di base, anche se c'è solo il rubinetto per farla riempire, la piscina poi rimane lì e comunque non c'è bisogno di un impianto, stravolgere casa con impianti particolari. Beh, se uno mette il tubo... Eh sì, esatto. Dopo, e poi va tutto da solo. Poi va tutto da solo, sì, una presa di corrente, tutto a posto. Facilissimo. Ragazzi, io sto andando già fuori di testa. Già mi immagino, poi si può togliere tutto, no? Si può togliere tutto, se uno poi si stufa la può anche smontare, perché sono anche smontabili. Perché io al proprietario di casa che gli dico? Guarda, o mi ridai, te scalo 4.000 euro dall'affitto e ti lascio tutto, se no... Perché giusto anche in affitto, oramai siamo un po' tutti in affitto, no? Oppure siamo in affitto delle banche, che poi è la stessa cosa, per 30 anni, quindi... Comunque, andiamo a raccontare invece esattamente tutto quello che è Acquart, piscine e spa. Beh, immaginiamo che fate dagli impianti piccolini a roba proprio anche immensa e gigantesca. Sì, ci occupiamo appunto di impianti sia per clienti privati che per clienti ad uso, per le strutture ad uso pubblico. Ovviamente per le strutture ad uso pubblico ci sono delle normative particolari sulle quali noi cerchiamo di essere sempre aggiornati. Quindi insomma i nostri clienti sono appunto dal privato alla palestra che magari ha una piscina o vuole costruirla, vuole incrementare con un centro benessere, all'ambasciata, al condominio, all'albergo, insomma. Molto bene, allora Acquart piscine e spa, ricordiamo dove vi trovate, indirizzo, contatti, vai. Allora, ci troviamo in via Giulio Antamoro, zona Bufalotta, Porta di Roma. Il numero di telefono per contattarci è 06 6449 0683, oppure ci potete contattare tramite email, l'indirizzo di posta elettronica è info@acquart.it. Come vi è venuto in mente di aprire un'azienda del genere? Diciamo che è una storia un po' particolare, perché io sono ingegnere edile, prima lavoravo in uno studio di architettura, facevo lo strutturista. Però insomma, è vero che non ce ne sono tante di questi tipi di case, giusto? Esatto, diciamo che poi per problemi economici dello studio sono rimasto disoccupato, come purtroppo capita a tanti, e ho trovato lavoro come manovale, in quel caso per una ditta di piscine, quindi poi a un certo momento... ho sentito l'esigenza di mettermi in privato per cercare di trovare il connubio perfetto tra il tecnico e, diciamo, l'operaio specializzato. Allora, io per chiudere ti voglio far vedere qua qual è da dove parte tutta questo sogno, no? Questa serie di domande, perché sul mio cellulare mi ero screenshottato. Però questo è in giù, invece noi dobbiamo fare in su, giusto? Sì, tre scalini, sali, sì, revisore in alto. Esatto, il cammino. Si può fare la stessa cosa anche con la piscina fuori terra, non c'è problema. Domanda, sto facendo una trattativa in diretta. Allora, faremo avere il preventivo. Quando entri, hai visto, parlavi di cloro, cose, gli odori... No, assolutamente, io poi, guarda, ho detto cloro perché è il prodotto chimico più famoso, diciamo. E non serve il rubinetto lì vicino? No, io ti sto per dire che siamo pronti, eh? Sì, sì, quando vuoi, non c'è problema. Tubo, riempi, poi... Sì, sì. Pareva per svuotare? Per svuotare magari ci devo mettere una di quelle pompette sommerse con un tubo che comunque la va... La porti fuori. Esatto. 4 più IVA, vai. Sì, dai, quello è il prezzo base, quindi la portata, cioè non è proprio un prezzo così esorbitante, dai, come si può immaginare. Dai che mi faccio i video dentro la vasca con Laura che sta lì con la telecamera. Certo, video luxury si chiameranno, eh? Luxury, giusto? Sì, sì.
con il frigo, con Moët Chandon come partner. Già mi vedo tutto lo schema di marketing. Cioè spenderesti più in champagne che di piscina in questo? No, quelli ce lo danno a Moët Chandon. Ah, ok. Ragazzi, che noi spendiamo, noi di Radio Radio spendiamo, non esiste. Allora dai, è chiaro, a quarto, piscine e spa, li potete contattare, vi abbiamo dato degli spunti, potete pensarci, fatelo, perché insomma di vita ce n'è una sola, tante volte si buttano dei soldi su delle cose che magari sono un po' superflue, invece insomma tra una vasca idromassaggio e una mini spa costruita ad hoc di design, io direi che dato che il costo è uguale, meglio una... Un progetto un po' sì, più. Un progetto doc, sì, fatto su misura. Va bene, grazie a Sara Fontana. Sì, grazie a te. Paolo Spiteri, grazie. Grazie a te per l'invito. Allora io vi do un numero per dei contatti che poi è pubblicato anche sul video social. Ascoltatori Aquart, Piscine Spa e la pagina Facebook nel video è tutto pubblico. Allora 06 6449 0683, 06 6449 0683. Abbiamo detto tutto? Sì, grazie Paolo, grazie Sara. Grazie a te. Ciao.